Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Finché resta sul computer è un'immagine, solo una volta stampata diventa una fotografia. Non ricordo esattamente dove ho sentito per la prima volta questa citazione, ma se mi seguite da un po' saprete che rispecchia appieno la mia filosofia. Per me, infatti, le fotografie, per essere tali, devono essere stampate. Non mi piace che restino a prendere polvere virtuale, diciamo così, sull'hard disk del computer o sullo smartphone. Bene, oggi in collaborazione con Saldigital, il famoso laboratorio di stampa online specializzato in prodotti fotografici di alta qualità, ci concentreremo su come creare delle composizioni di fotoquadri per arredare la vostra casa o, nel mio caso, quella dei miei clienti. Senza perderci in troppi preamboli, andiamo dritti al nocciolo della questione. Stampare le foto è importante, ma detto questo ci sono tantissimi modi per stampare e poi esporre le nostre fotografie. Si può andare ad esempio su una classica stampa 10x15, quella in formato cartolina da poi mettere in un album, come ho scelto di fare io ad esempio facendo stampare circa 500 foto più o meno del primo anno di vita di mio figlio, foto che abbiamo fatto io e mia moglie e i nonni con il cellulare, quelle che ho fatto io anche con la macchina fotografica, eccetera. Oppure si può optare per dei fotoquadri che, se messi insieme in una composizione, possono diventare dei veri e propri oggetti di arredo. Io, ad esempio, quando faccio dei servizi fotografici ai miei clienti, che siano servizi di coppia, di gravidanza, servizi neonato, faccio sempre delle proposte per delle composizioni di fotoquadri con cui possono andare ad arredare la loro casa. E questo va a creare dei vantaggi sia per loro che per me. Per loro il vantaggio principale è che possono avere sempre davanti agli occhi le loro foto preferite del servizio fotografico stampate in grande, magari appese in salotto, in camera da letto, per poterle ammirare ogni giorno. Rispetto poi a un singolo fotoquadro stampato anche in grande, una composizione di 3 o più fotoquadri, se le foto sono scelte bene, può raccontare già di per sé, già da solo, una piccola storia, o sempre se le foto sono scelte bene, comunque farle esaltare le una con le altre. I vantaggi per me sono principalmente 2. Il primo, abbastanza ovvio, è che se vendo più prodotti prezzati correttamente, come avevo spiegato in uno dei primissimi video del canale che vi lascio linkato qua sopra e sotto in descrizione, avrò più margine di guadagno da ogni singolo servizio fotografico. La fotografia per me non è solo una grande passione, ma è anche un lavoro, lavoro con cui poi devo andare a pagare le famose bollette. Quindi se da un singolo servizio fotografico riesco a guadagnare di più, non ci trovo nulla di male. E il secondo vantaggio per me è prettamente di marketing. Pensate agli amici, ai parenti, eccetera, dei miei clienti che li vanno a trovare e vedono appese in casa queste composizioni molto grandi di fotoquadri con delle foto belle, si spera. Bene, questi futuri clienti, questi potenziali clienti, meglio, potrebbero essere invogliati a chiedere ai loro amici: ma dove avete fatto fare quelle foto? E ricevere il mio nome. Quindi per me potrebbe essere un'occasione per poter fare dei nuovi clienti, fare dei nuovi servizi fotografici. Inoltre questi potenziali clienti, scusate la continua ripetizione, che vedono queste composizioni di fotoquadri avranno già in testa l'idea di stampare le proprie fotografie, perché vorranno avere una cosa simile a quella che hanno visto dai loro amici. Non dovrò essere io a educarli sull'importanza delle stampe, come invece succede molto spesso, dove molti dei miei clienti mi chiedono semplicemente i file digitali. Comunque la difficoltà maggiore nel far acquistare queste composizioni di fotoquadri ai miei clienti non è mai stato tanto il prezzo quanto la difficoltà che avevo prima di utilizzare gli strumenti che poi vi spiegherò nel fargli visualizzare in anteprima come sarebbero state le stampe, le fotografie una volta stampate appese sulle pareti di casa loro. Perché per quanto uno possa essere bravo a raccontarla nel tipo: ok ragazzi, faremo una composizione di 3 fotoquadri, un orizzontale grande con 2 quadrati a fianco, scegliendo questa e quest'altra foto del servizio fotografico, comunque quello che gli potrete trasmettere a parole non sarà mai esattamente quello che avete in testa voi, quindi quello che capiranno loro non corrisponderà mai esattamente all'idea che avete in testa. Adesso io tra l'altro vi sto continuando a parlare di servizi fotografici a clienti, ma capirete bene che vale lo stesso identico discorso se sono foto vostre personali, che ne so, avete fatto una gita con gli amici, con la famiglia, eccetera, e volete stamparvi una composizione di fotoquadri. È il discorso esattamente lo stesso. Bene, per risolvere questo dilemma ci sposteremo adesso a computer e vi farò vedere i 2 strumenti che utilizzo all'interno del mio studio per far visualizzare in anteprima le composizioni di fotoquadri ai miei clienti direttamente sulle pareti di casa loro.
e per farlo utilizzerò delle foto che ho realizzato per un mini servizio di coppia, diciamo così, al cugino di mia moglie Giulia e alla sua morosa, che si sono prestati a farmi da modelli per l'occasione. Ok ragazzi, eccoci a computer e la prima cosa di cui abbiamo bisogno per creare le nostre composizioni di fotoquadri e farle visualizzare in anteprima ai nostri clienti o per visualizzarle noi stessi è avere le foto di una stanza. Ora, l'ideale sarebbe avere effettivamente la foto della stanza reale su cui poi andremo ad appendere i nostri fotoquadri, la nostra composizione di fotoquadri, ma nel caso non l'avessimo, io vi consiglio di andare su Unsplash, che è un sito dove si possono scaricare liberamente tantissime immagini. Basta andare qua appunto sul sito unsplash.com, vi lascerò in ogni caso il link in descrizione, e fare una ricerca. Si tratta di un sito in inglese, quindi quello che dobbiamo cercare nel nostro caso è room, che significa stanza. A quel punto, vedete, ci sono delle immagini bellissime che possono essere adattate perfettamente al nostro scopo. Ad esempio, un'immagine come questa potrebbe andare bene per simulare una composizione in una sorta di salottino. Ce ne sono tantissime, basta scegliere quella più adeguata. Ecco, ad esempio, anche questa qua, basterebbe scaricarla, poi magari con Photoshop andare a cancellare questo fotoquadro che è già presente nella stanza di stock e dopodiché riutilizzarla per i nostri scopi. Detto questo, spostiamoci subito nello strumento che utilizzo io per far visualizzare in anteprima le composizioni di fotoquadri ai miei clienti, che, udite udite, è Lightroom. Allora, andiamo su Lightroom, questo è il modulo libreria e come vi dicevo, per questa dimostrazione utilizzerò queste foto che ho scattato in questa sorta di mini servizio di coppia che abbiamo fatto in centro a Modena. Per fare quello che ci occorre dobbiamo andare nel modulo di stampa. Una cosa che in genere non si utilizza tantissimo, a meno di non avere una stampante fotografica in casa, ma noi in questo caso lo sfrutteremo con un barbatrucco per creare le nostre composizioni. Come vedete, io qua ho già un esempio caricato con un'immagine di stock di un salotto in cui ho creato questa composizione con due fotoquadri verticali e due quadrati messi più o meno come desidero io. Per ricreare esattamente questa situazione che vedete qua in mezzo, vi consiglio di copiare i settaggi che vedete qua sulla destra. Ora non ve li sto a dire uno per uno, vi lascio qua scorrere piano piano tutto quanto. Nel caso mettete in pausa il video e aprite Lightroom e copiatevi i vari settaggi per poter ricreare questa scena. Tutto quanto comunque si basa sull'identity plate nella sezione pagina. Adesso io, come sapete, ho la versione in inglese di Lightroom, quindi non so esattamente come l'abbiano tradotto in italiano. Comunque andate dove c'è pagina identity plate e qua vi consente di selezionare un'immagine che in questo caso sarà quella della stanza, quella che abbiamo scaricato prima, o la foto effettiva della parete su cui andremo ad appendere i fotoquadri. Dopodiché, quando avete fatto questo, dovete aggiungere le celle, che sono gli oggetti in cui poi si vanno a trascinare le foto, e per farlo vi basta cliccare qua nelle celle, cliccare su, ad esempio, su una che verrà di dimensioni esattamente esagerate, perché non, chiaramente questo è uno strumento pensato per stampare effettivamente le foto, non per creare queste simulazioni, ma a quel punto vedete le potete andare a regolare come dimensione in altezza e in larghezza. E qua, facendo banalmente due conti di proporzioni, potete andarvi a ricostruire tutti i formati che vi interessano. È chiaro, se uno volesse fare le cose bene fatte in scala, fa la foto alla parete effettiva, ci mette anche un bel righello, dopodiché fa le proporzioni con i fotoquadri che vuole stampare e ha l'anteprima esatta. Questo strumento comunque riesce già a dare una buona idea. Detto questo, quando avete creato e aggiunto tutte le celle che vi servono, posizionate come volete, eccetera, andate qua a sinistra e vi create il vostro template. Come vedete, io ne ho diversi che utilizzo, ad esempio, per far vedere, queste sono delle nursery per appunto i servizi ai bambini, ai neonati. Ho diversi template che mi sono salvato per salotto con vari tipi di composizione. Salvarlo è facilissimo, basta cliccare qua sul più, gli si dà il nome che si vuole, dopodiché ve lo ritroverete qua sulla sinistra. Io tendenzialmente quello che faccio è dare il nome con la tipologia di stanza, ad esempio questo è un ingresso, e poi con una sigla vado a indicare che tipo di celle ho inserito all'interno di quella composizione. In questo caso è ingresso 1Q, che sta per quadrato, poi una O
una foto orizzontale e poi di nuovo una Q, cioè una foto quadrata. Bene, a questo punto siamo pronti per creare la nostra composizione. Qua sotto nella striscia avete l'anteprima delle foto della cartella su cui stavate lavorando, quindi nel nostro caso avevo selezionato quella del mio servizio fotografico. Partiamo dalla prima, che è questa qua, questa foto che mi piace molto, con loro due molto vicini, molto molto intima, molto raccolta, che sarà il pezzo forte, diciamo, di questa composizione, a cui poi vado ad affiancare due ritratti singoli, uno di lei e uno di lui, da mettere a sinistra e a destra. Ad esempio possiamo prendere questa come foto della ragazza, che si chiama Chiara. Se io la volessi riposizionare, basta premere CTRL, tenere premuto, e vedete che cambia il cursore in una manina, e a quel punto si può andare a trascinare e riposizionare. Prendiamo invece come seconda foto del ragazzo, che è Tommaso, questa qua, e come vedete adesso mi piace poco perché c'è una differenza nell'altezza delle teste tra le due, ma si può semplicemente trascinare leggermente verso il basso la prima, dato che avevamo del margine nello scatto che era verticale, e questa può essere già una prima composizione. Dopodiché, se è per voi, vi potete fermare qua. Se è per dei clienti, degli amici a cui volete far vedere questa composizione in anteprima, dalla parte qua in basso a destra potete semplicemente scegliere stampa su file. Cliccando appunto sul pulsante qua, Lightroom vi creerà un file JPEG con questa immagine che vedete qua nella parte centrale, e gliela potrete inviare tranquillamente via mail. Ok, ora che abbiamo visto come scegliere e visualizzare in anteprima le nostre composizioni, non ci resta che farle stampare, ed è qui che entra in gioco SalDigital, che mi ha dato la possibilità di stampare due delle composizioni che avete appena visto al computer. SalDigital offre diversi materiali per la stampa dei fotoquadri, ma oggi ci concentreremo su tre: il pannello in PVC, l'alluminio di bond e l'alluminio di bond spazzolato. Iniziamo dalla prima composizione, che è basata sui pannelli in PVC, pannello in PVC dallo spessore di 10 mm, perché esiste anche quello più sottile da 5, con una finitura opaca. Ho fatto realizzare un fotoquadro grande, che è quello che vedete qua davanti a me, 50x75, con questa foto che avrete sicuramente visto anche prima a computer, a cui puoi andare ad affiancare, una volta appesi, due fotoquadri quadrati, uno a destra e uno a sinistra, con questa foto e quest'altra foto, per andare a completare il trittico. Allora, a livello di qualità di stampa devo dire che è molto molto buona. La finitura opaca secondo me è l'ideale per questo tipo di fotoquadri, perché ci dà maggiori possibilità sul posizionamento in casa. Cosa intendo con questo? Essendo opaca, riflette meno la luce, quindi ci dovremo preoccupare meno di eventuali riflessi, ad esempio da finestre o da altre luci che abbiamo all'interno di casa. La risoluzione di stampa è molto molto buona su tutti i fotoquadri di questo pannello in PVC. Sono veramente molto contento. Tra l'altro, avendo scelto la versione spessa 1 cm, risulta essere anche molto molto robusto. Dicevo, la risoluzione è molto buona, ad esempio andando a guardare un dettaglio qua della stampa sull'occhio della ragazza si vedono benissimo tutte le ciglia, il dettaglio dell'iride, quindi veramente alta alta qualità. A livello di supporti per appenderla, come vedete questo fotoquadro, adesso scusate, vi prendo questo che è più piccolo e più facile da maneggiare, è completamente piatto, viene fornito senza alcun tipo di supporto, perché se ne possono scegliere diversi, e per questo tipo di fotoquadri, che sono comunque abbastanza leggeri, ho scelto il fissaggio standard. Quindi in questo caso SalDigital vi invierà questi due supporti, adesso vediamo di metterli un po' più a fuoco, un po' più grandi, che vanno semplicemente appiccicati. C'è un biadesivo qua dietro sulla parte posteriore del fotoquadro, e poi lo potrete andare ad appendere. Ecco, per supporti tipo il PVC, che sono molto leggeri, secondo me questo qua è l'ideale. La seconda composizione è fatta da 4 fotoquadri, 2 verticali grandi 60x40 che ho fatto stampare su alluminio di bond spazzolato, e 2 rettangolari più piccoli che sono dei 30x40 che ho fatto stampare invece su alluminio normale, alluminio di bond normale, sempre che una finitura opaca.
Allora, ho scelto per le due fotografie più grandi in verticale l'alluminio spazzolato perché comunque questo tipo di servizio, non questo tipo, questo servizio in particolare, l'abbiamo fatto in pieno giorno, quindi c'erano delle alte luci molto contrastate, come si può vedere qua sui capelli della ragazza o anche qua nell'altra foto. E quindi l'effetto spazzolato sull'alluminio, secondo me, almeno vedendo le anteprime sul sito di Sal Digital, ci sarebbe stato bene e in effetti lo trovo veramente molto molto piacevole. Adesso ve lo metto qua in verticale, ci sta praticamente tutto nell'inquadratura. La finitura resta comunque quella dell'alluminio, della stampa su alluminio, quindi opaca, ma l'effetto spazzolato, come si può vedere qua in tutte le zone dei bianchi, delle alte luci, secondo me è molto molto bello, molto interessante. Ora guardandolo da vicino si vede poi tra l'altro proprio la trama dell'alluminio sottostante e questo secondo me fa veramente proprio la sua figura una volta appeso. Fintanto che lo sto maneggiando, parliamo del sistema per appenderlo, che a differenza dell'altro, del PVC dove ho utilizzato il fissaggio standard, qua ho scelto di utilizzare questo sistema, che adesso vi inquadro, che è il fissaggio in alluminio. Praticamente una volta appeso il fotoquadro, c'è questa piccola cornicetta che viene messa direttamente da Sal Digital dietro il quadro, resterà staccato di un centimetrino più o meno dalla parete, facendolo quasi fluttuare, diciamo così, sulla parete stessa e aumentando il senso di tridimensionalità. Discorso analogo anche per i fotoquadri più piccoli in alluminio normale. Qua, come vedete, nella parte delle alte luci, che sono comunque intense, ma lì è proprio la fotografia, c'era il sole di mezzogiorno qua alle spalle, ma loro avevano tempo solo in quell'orario, quindi ci siamo dovuti un po' adattare. Comunque è meno intenso e il dettaglio viene mantenuto molto molto bene. Cioè la gamma dinamica all'interno di questa stampa rispecchia, secondo me, molto bene anche quella della fotografia originale. E anche il dettaglio, anche qui andando a fare non uno zoom, non mi veniva di dire uno zoom, comunque un controllo dell'occhio, si vedono molto bene le ciglia, il dettaglio dell'iride, eccetera, sono veramente di alto livello. È una stampa di altissima risoluzione e qualità. Adesso l'idea di questa composizione, ma come avrete visto anche prima, è di mettere alternate una foto così e un'altra qua sopra. Adesso devo andare un pochino indietro perché purtroppo, per quanto abbia cercato di creare maggiore spazio rispetto al solito, dove, insomma, i video che facciamo di là in studio, comunque sono fotoquadri molto grandi. Comunque l'idea è appunto fotoquadro verticale e sopra quello orizzontale, altro fotoquadro verticale sotto quello in orizzontale, quindi mettendoli un po' alternati per dare un po' di dinamismo. Quindi rispetto alla composizione di prima che si sviluppava tutta in orizzontale, andando poi ad occupare 75 più un metro, quindi 2,70 m circa di parete, quindi ci vuole anche un bello spazio. Qua siamo un pochino più stretti, ma ci estendiamo in verticale. Comunque, detto questo, allora io sono rimasto molto contento da questi fotoquadri di Sal Digital e troverete qua sotto in descrizione il link a una pagina dove potrete richiedere un buono di 50 € per stampare i vostri fotoquadri. Ci sono delle condizioni particolari in questo caso, andate comunque sulla pagina, troverete tutte le informazioni lì e poi nel caso scrivete direttamente a Sal Digital se avete dei dubbi, perché la promozione comunque la gestiscono loro. Detto questo, ringrazio nuovamente Sal Digital per questa collaborazione, per avermi dato la possibilità di realizzare questo video, di farvi vedere questi fotoquadri. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e fatemi sapere cosa ne pensate in un commento qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!